Sì, lo so, non è il Puma Future Z, ma proveremo anche quello. Dobbiamo recuperare un pochettino di recensioni e oggi vi portiamo un guanto che comunque è molto interessante perché su internet si trova spesso molto scontato e potrebbe essere interessante da acquistare per chi cerca un guanto leggero e senza cinturino. Se siete anche solo leggermente interessati a questa tipologia di guanto, consiglio di guardare tutta la recensione. Light Latex è quello che c'è scritto alla base del palmo e che troviamo un pochettino in tutte le descrizioni prodotto sui siti che vendono il Puma Future. Non sono così convinto siano 4 mm perché l'ho comparato anche al lattice dei Puma Ultra, anche in quel caso Puma scrive che sono 4 mm. Questo è decisamente più sottile. Questo porta al fatto che è anche un lattice che ammortizza un pochettino meno il pallone e l'ho sentito in campo anche provando e confrontando il Puma Future al Puma Ultra. Questa cosa la vedremo nelle prossime settimane, ma sicuramente è un lattice che non ammortizza tanto. Questo può essere un fattore positivo, può essere un fattore negativo, questo sta a voi. Sicuramente il fatto che si sia montato su un guanto molto leggero, secondo me, fa accettare molto di più questa cosa. Per me è sicuramente una cosa che ci sta e che non ha influito in maniera negativa sulle prestazioni. E per quanto riguarda invece appunto le prestazioni, sull'asciutto mi sono trovato molto bene. Mi ero trovato molto bene anche quando avevo provato il Puma Future giallo e nero, se qualcuno se lo ricorda come recensione. Mi conferma tutte le buone cose dette per quanto riguarda l'asciutto. Resistenza all'abrasione che non sono ancora riuscito a inquadrare perché è un lattice tanto morbido e tanto morbido da lasciare proprio le impronte digitali una volta che si fa un po' di pressione col dito, però non si è rovinato, cioè non ha grandissimi segni di abrasione. È anche vero che l'ho utilizzato poco, non ho avuto modo di utilizzarlo su tanti tipi di terreno, cosa che però hanno fatto i miei amici. Mi hanno mandato le foto e effettivamente il lattice non era tanto rovinato. Rimandiamo un pochettino il giudizio. Rimandiamo il giudizio anche per quanto riguarda la prestazione su bagnato che non ho avuto modo di testarlo più di tanto, però di base dovrebbe essere un lattice che si comporta discretamente bene anche in questa condizione atmosferica. Per quanto riguarda poi la struttura del guanto, abbiamo la solita struttura in knit con poi delle applicazioni in gel sul dorso. In generale la struttura è leggerissima, è veramente molto molto leggera e anche molto morbida. Veste aderente ma non troppo. Devo dire che il fitting dalla versione che avevo provato nel 2019 è andato leggermente peggiorando. Il guanto era molto più aderente nella scorsa edizione, in questo caso è un po' più pancioso e un po' meno curato dal punto di vista del fitting e della calzata. Rimane comunque secondo me un guanto molto molto comodo e molto leggero, che sicuramente per chi cerca un guanto senza cinturino, con questo corpo appunto molto minimalista, può essere un'ottima scelta. Dall'altra parte, come detto, però non è così aderente come si potrebbe pensare da un guanto senza cinturino. Devo dire che però nell'utilizzo finale non si sente tanto la differenza. Taglio del guanto completamente negativo, come in tutti i Puma Future, abbiamo giusto una cucitura esterna per quanto riguarda il wrap sul dorso e alla base del palmo. Palmo che tra l'altro si allunga in maniera secondo me molto molto carina, è fatto molto bene questo prolungamento e mi piace davvero tanto. Per quanto riguarda invece la parte alta delle dita, abbiamo completamente cuciture negative. Indice e mignolo sono fatti secondo me molto bene con questa lavorazione che va un pochettino sul dorso, questo simil roll negative, questo taglio appunto molto espanso che aumenta la superficie di presa ma blocca molto bene anche le dita all'interno del guanto. Per quanto riguarda invece le due dita centrali, abbiamo classico negativo con inserti in lattice tra le dita. Forse queste due dita mi sono piaciute un pochettino meno perché sono intanto più lunghe rispetto alle due dita esterne e soprattutto sono più larghe e durante l'utilizzo questa cosa un pochettino si avverte perché si ha un po' meno sensibilità in questa zona e ci sono dei micro scivolamenti che non mi hanno fatto impazzire. In generale il taglio è forse la cosa che mi è piaciuta meno di questo guanto perché avendo avuto anche diverse colorazioni ho provato sia questa arancia nera che quella nera e viola e anche quella gialla
e arancione. In tutti questi guanti, nonostante fossero in verità lo stesso modello, il taglio un pochettino si differenziava proprio tra tutti questi. È proprio per un discorso di mano d'opera. E questa cosa non mi ha fatto impazzire, però comunque è un buon taglio che fa il suo, che consiglio per chi appunto vuole abbinare una buona superficie di presa ad una discreta sensibilità. Porsino abbiamo proprio un cambio di lavorazione del materiale a maglia che compone il corpo del guanto, materiale a maglia che diventa secondo me leggermente più largo a livello di lavorazione, che chiaramente è fatto apposta per far entrare la mano in maniera più agevole. Mano più agevole che entra chiaramente anche per il fatto che c'è un'apertura in licra che poi viene richiusa dalla famosa zip di Puma Future, zip che per chi se lo stesse chiedendo non va a influire a livello di prestazione in alcun modo e non può neanche creare danni all'avversario perché è coperta da un piccolo inserto. Devo dire che nonostante comunque sia un guanto senza cinturino, però con questa idea della zip non è che poi sia di gran supporto al polso, cioè nel senso comunque il guanto veste aderente in questa zona e non scappa, ma sicuramente il sostegno al polso è un'altra cosa. Se volete sostegno in questa zona andate su un guanto con un cinturino. Per quanto riguarda la taglia, veramente potete stare tranquilli e prendere la vostra taglia abituale. Come detto, è un guanto che assolutamente consiglio a chi cerca un guanto leggero e un guanto aderente. Per quanto comunque non sia questa seconda pelle totale, però è comunque un guanto che veste, come detto, molto aderente. Sicuramente è messo in una fascia di prezzo dove ci sono tanti competitors belli agguerriti e non sono convinto che sia il migliore tra questi. Però sicuramente se appunto, come detto a inizio video, trovate l'offerta giusta, potrebbe essere un guanto molto molto interessante da acquistare. Questo era tutto per oggi, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, attivare la campanella e lasciare un bel like. Chi è sul canale Telegram probabilmente già sa quali saranno le prossime recensioni. In ogni caso io vi consiglio di intanto andare a seguirci su Telegram, che è sempre bello avere a che fare con voi in maniera un po' più diretta, ma soprattutto di farci sapere qua sotto nei commenti quali guanti vorreste vedere nelle prossime recensioni. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Un saluto agli amici da Sherlock Gloves.